Paolo, Demis, Riccardo ed Edoardo. Quattro amici, quattro storie che si incontrano a Chieri, piccolo paese vicino Torino. È da qui che, unendo passione e competenze diverse, mettono su il Tech Lab, un'officina di making, lavoro artigianale, idee e voglia di inventarsi un modo per aiutare chi in città ha bisogno di qualcosa di utile. Allora, la nostra storia è la storia del Tech Lab, possiamo dire che forse nasce 12 anni fa, con la nascita dell'Associazione Pocianca. L'Associazione Pocianca è questo gruppo di ragazzi che nasce a Chieri grazie a un'idea del comune che ha avuto di lasciare uno spazio e delle risorse ai giovani. Quindi 2 anni fa, grazie ai fondi della provincia del comune di Chieri, c'è stato un bando che era quello del piano locale giovani. Grazie a questo passaggio con il comune abbiamo avuto la possibilità di aprirlo in un posto favoloso che è questo, perché siamo in pieno centro. E quindi, anche se non siamo in una città, comunque passaggio ce n'è, interesse dietro la macchina taglio laser soprattutto all'inizio, però sta iniziando a girare un sacco. Come vi sta aiutando il comune e che tipo di servizio state facendo voi per la città di Chieri? Quello che sta succedendo è che tutti i giorni abbiamo almeno una decina di persone che passano e chiedono. La prima domanda è: che cos'è? Cos'è questo posto bello, ma che cosa ci fate qua dentro? Noi rispondiamo: beh, dipende un po' da che cosa vuoi fare tu. L'idea era di lasciarlo gratuito il più tempo possibile, il più possibile, a parte che siamo in effetti a tutti gli effetti un laboratorio pubblico. In questi 6 mesi la gente dovrebbe capire che questo è un posto utile, cioè noi dovremmo renderglielo utile in modo tale che poi nel tempo la gente sia disposta a cambiare qualche, magari un modo di affrontare, che ne so, l'acquisto del proprio mobile, e qui ci sono tutti gli strumenti per riappropriarti delle cose che c'hai in casa, te le fai tu, le conosci. È proprio un approccio, come dire, culturalmente diverso. La storia della terza rivoluzione industriale ci piaceva, ma non ci convince ancora del tutto. Ma nel senso che ancora poco, magari se è una rivoluzione lenta, non lo so. Noi facciamo quello che ci piace, l'importante è condividere cose fighe, cioè fare le cose insieme ha già un valore di per sé, condividere saperi ha già un valore di per sé. Se poi un giorno non ci saranno negozi, ma solo laboratori in cui tu ti costruisci le cose, beh, allora abbiamo vinto. Era un po' il concetto di partenza che ci raccontavamo sulle colline. La parte importante, veramente importante, sia quello dello spazio, dell'attrezzatura, oltre che quello della consulenza tecnica, dato a disposizione a tutti quanti. C'è uno scambio anche, se vogliamo, di sapere generazionale, ossia noi prendiamo anche delle idee che probabilmente non ci sarebbero mai passate per la testa da questi fruitori, da questo tipo di fruitori, e in cambio però gli diamo il sapere per poterle realizzare. Hai la possibilità in uno spazio che poi è relativamente piccolo di avere tante persone che usano quello spazio perché hanno voglia di usarlo. E tu hai la possibilità di mettere a disposizione le tue competenze, quali che siano, per aiutare questa persona a realizzare il suo oggetto. È fondamentalmente un modo diverso di utilizzare le proprie competenze, al quale forse non siamo eccessivamente abituati, però che è anche molto soddisfacente dal punto di vista umano. Secondo me sì, cioè il Fab Lab è uno dei modi per recuperare dalla crisi, soprattutto non solo perché tu fai le cose per te stesso, ma soprattutto perché almeno l'ottica che noi qua abbiamo molto, noi già di nostro, è quella di fare le cose anche per gli altri. Questo fa sì che vengano qua persone che normalmente non si incontrerebbero. C'è la possibilità di capire che puoi farti veramente le cose per i fatti tuoi, e poi la cosa che secondo me è sconvolgente è proprio lo scambio delle idee, oltre che le capacità, lo scambio delle idee.